Il fatto che oggi qui non sia stato consegnato il documento che noi ovviamente abbiamo in bozza del regolamento non sta nel fatto che in qualche modo non sia pronto o volessimo nascondervi qualcosa ovviamente, ma sta nel fatto che noi ci eravamo presi l'impegno, qui consigliera Conticelli non c'è nessuna impellenza del Consiglio oggi, noi siamo venuti qui a maggio e hanno detto entro l'estate portiamo un regolamento o dei valori su cui ragionare e poi lo porteremo in Consiglio, giunta Consiglio, ma noi torneremo a settembre perché sapete benissimo che il regolamento è tutto scritto, ma comunque dovrà essere discusso dai consigli di circoscrizione che daranno un parere, quindi il documento che leggeremo lo analizzeremo nello specifico ovviamente all'interno delle sedi opportune e questo consiglio sarà evidentemente coinvolto perché così è previsto, ma ci sembrava opportuno fare un ragionamento un po' più ampio su quali sono i principi su cui noi lo stiamo, o meglio l'abbiamo elaborato, quindi non è che non sia pronto, semplicemente si voleva discutere con dei principi e un percorso che è stato identificato a livello di Gantt. Il tema bonifiche che è stato posto è un tema centrale e vorrei essere chiara, qui il tema di Via Germanian non è una questione economica per quanto riguarda questa giunta, il problema della giunta o della comunità e di tutti non è che non abbiamo le risorse economiche in questo momento, ma è costruire un percorso anche alla luce di quello che è stato infatti pensato, che comunque ha dei risvolti positivi e altri negativi, perché oggettivamente ad oggi non esiste un modello perfetto di superamento dei campi. Allora noi abbiamo individuato un percorso che parte da un principio cardine che è la legalità, e guardate che non è vero che il regolamento che noi vi stiamo dicendo oggi è lo stesso di quello del 2004, non è vero, e non è vero perché noi abbiamo fatto un lavoro in cui abbiamo identificato insieme alle forze dell'ordine, che sono tante, tra cui ad esempio c'è il tema carabinieri, c'è il tema ovviamente dei vigili del fuoco, c'è il tema della guardia di finanza con cui stiamo collaborando per fare delle indagini patrimoniali, perché è giusto che vengano fatte. Ma questo lavoro abbiamo fatto in modo propedeutico per arrivare a definire all'interno di un regolamento quelle che sono le priorità che secondo noi devono essere verificate, attuate e se necessario, sì, arrivare anche a strumenti di allontanamento che abbiamo condiviso con la prefettura. Perché purtroppo io vorrei avere dei superpoteri, ma i superpoteri per quanto riguarda i carabinieri, ad esempio, per quanto riguarda alcuni provvedimenti, non spettano a me, ma per fortuna anche perché non ho le competenze per farlo, ma c'è un tavolo che si coordina, che lavora insieme con la prefettura, con la questura, che ragiona su quelli che sono i percorsi attuabili. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto rispetto a questo regolamento, e che magari oggi sembra o può sembrare solo scritto sulla carta, non è solo scritto sulla carta, è il lavoro di confronto con cui abbiamo individuato insieme alle forze dell'ordine quali sono le priorità di intervento, e il tema roghi è una priorità di intervento, ma non perché lo diciamo noi, perché lo dite voi, e dite voi che vivete giustamente queste difficoltà. Allora, non è tutto perfettibile, non è tutto perfetto, ci mancherebbe, però io credo che il fatto che siamo qui questa sera e saremo qui di nuovo tra un mese e mezzo e siamo stata qua 2 mesi fa e siamo qua con la giunta e ci stiamo mettendo la faccia come giusto che sia, non mi alzo a un livello superiore, è perché la riteniamo una priorità e ci stiamo lavorando e ce la stiamo mettendo tutta.